che ci piaceva fare è la formazione sulla comunicazione in sanità, una cosa alla quale teniamo molto. Noi, il nostro ordine fa molto sulla comunicazione e sulla formazione, abbiamo una scuola di deontologia e di etica del comportamento professionale alla quale io tengo moltissimo, e questa è un'altra bellissima iniziativa che in epoca di confronti con vari tipi di pazienti, confronti con realtà che una volta erano semplici. Mio padre faceva il mio stesso lavoro, cioè il medico di famiglia, neanche si poteva immaginare, no? Le cose che tutti i giorni mi capitano in studio. E questo anche nei pronto soccorsi, nei reparti, insomma in tutti i posti dove si esercita la medicina e la odontoiatria, inevitabilmente può portare delle problematiche. L'idea che poi ci è venuta è quella di fare alla fine una sorta di decalogo, una sorta di, insomma, pillole, ecco, da condividere anche con l'assessorato, quindi fra le tante questa è la ragione della presenza dell'assessore, perché riteniamo che possa essere il nostro lavoro poi che sviluppiamo appunto con, in questo caso con la partnership della SSP Rodense. Spero di non sbagliare perché adesso si devono i nomi sono diventati molto complicati, ma credo di averci azzeccato, e di insomma metterlo a disposizione poi anche di. La legge 23 ha come concetto basilare quello di passare dalla cura al prendersi cura e mettere il paziente al centro della sua globalità, quindi non solo come colui che ha in quel momento una patologia o che necessita di un intervento chirurgico, ma come una persona che va accompagnata. Ed è quindi è chiaro che il tema della comunicazione e del rapporto tra il paziente e il medico è assolutamente centrale e fondamentale. E lo diciamo in un momento, concordo con quanto si diceva prima, molto complicato, molto complesso. Il fatto di approfondire, costruire delle dinamiche che ridiano o che provino a tutelare il ruolo di persona competente, intanto del medico, che è lui che ha studiato e ha le competenze per curare il malato, non deve essere evidentemente il contrario, è fondamentale. Tutto ciò che può servire a questo, quindi a rafforzare l'autorevolezza del medico e a costruire però anche delle chiavi di comunicazione, perché tutti dobbiamo innovarci, anche il medico deve avere la capacità di trovare le giuste chiavi di rapporto con pazienti che appunto sono anche molto più evoluti o che si informano, che hanno quindi un rapporto che non è quello magari di 70 anni fa con quello che faceva l'agricoltore, che andava a casa sua e gli dicevi: siccome sono il medico prenditi sta pastiglia e saluti. Evidentemente poi ci sono gli stranieri, poi c'è quindi tutta una serie di complessità. Questa iniziativa mi è sembrata assolutamente centrale in tutto questo. Lo spunto diciamo, di questo corso così approfondito e anche dell'attenzione sulla comunicazione e sulla formazione che l'Ordine sta mettendo in campo, per dire che mi piacerebbe che alla chiusura di tutto questo potesse esserci la costruzione di linee guida comuni che in qualche modo possano magari superare anche un lavoro tecnico che è stato fatto da alcuni uffici, ma che, voglio dire, mi sembra che sia molto parziale, incompleto, e che in questo momento è stato assunto dalla Regione Lombardia come primo momento, ma che invece potrebbe essere soltanto un piccolo tassello di un lavoro che andiamo a superare tutti insieme in un ragionamento delle linee guida che fa l'Ordine e la Regione, e che diventano poi un atto formale che andiamo poi a rendere modello applicativo o punto di riferimento per l'universo dei medici della Lombardia, sia ospedalieri che no. Io volevo intanto fare un ringraziamento particolare a tutti i componenti del comitato scientifico, in particolare a Teo Politi, dottor Cattaneo, Giunta Ramondo, Bellina, Rossi, e anche l'assente Petruzzelli, che perché in questi mesi per produrre questo, diciamo, librettino e anche questa inserire nel contesto una buona struttura.
di scuola abbiamo, ci siamo dedicati, ci siamo applicati, abbiamo studiato, abbiamo lavorato. E io spero che veramente nei prossimi 10 incontri che faremo, la maggior parte li faremo tutti a Roma nella SST Rodense, e gli ultimi due li dovremo fare uno in Regione Lombardia e quindi dall'assessore per quanto riguarda la parte della riforma, quindi la presa in carico del paziente, e l'ultimo dovremo concluderlo in carico, in Fondazione Carico, visto che abbiamo anche la vicepresidente della Carico, che è la presidente anche del nome di Gesù, che andiamo a chiudere un po' tutto il percorso, non solo dell'adulto, ma anche il lato anche sul pediatrico, sulla ovviamente comunicazione. No, è già stato detto tutto, diciamo che questa iniziativa, posso dire, nasce dall'SST Rodense, ma soprattutto dal mio know-how che è di oncologo, quindi l'oncologo nel percorso medico-paziente è importante seguire e creare l'empatia con un paziente particolare. Quindi da lì che siamo partiti, abbiamo voluto fare un po' del tecnico e far capire solo, fare questi 10 pillole che vanno a prendere in considerazione tutti gli aspetti non solo del paziente adulto ma anche del bambino, quindi la dottoressa Ino che è presidente del Bambino Gesù, perché quando il malato è un bambino non è sempre facile comunicare tra adulti e bambini, ma vengono fuori le cose di verità con i bambini. E l'altra cosa importante è rivedere anche tutti i percorsi che sono quelli della Regione Regionale Lombarda, come è stato detto, quanto finalmente siamo andati nel prendersi cura. Noi oncologi, abbiamo Alberto Scani, da tempo, forse da un ventennio, parliamo di not cure but care, quindi prendersi cura. Oggi anche la politica, finalmente negli ultimi anni, è entrata in questa prendersi cura del paziente in maniera olistica dall'inizio alla fine. È importante questo. E anche in tutti gli altri percorsi, qua vedremo anche il consenso informato, che a volte è un foglio così buttato lì di grande importanza, ma che andrebbe rivitalizzato. Quindi questo è un po' lo scopo di tutto, nasce un po' dall'esperienza oncologica. Io da medico oncologo mi sono reso conto dell'importanza della comunicazione dell'associazione di volontariato in quanto noi medici abbiamo poco tempo per la malata. E Davide Petruzzelli, che è il presidente della Lampada di Aladino, no? Nel momento in cui nel 2009 sono arrivato nell'azienda Salvini, era un ex malato, perché l'associazione è proprio un'associazione di ex malati, che parlava con gli ammalati. La cosa bella è che noi medici abbiamo avuto diversi riscontri dei pazienti. Il paziente racconta delle cose al medico, delle cose all'infermiere e delle cose diverse a una persona simile a lui. Quindi questa esperienza ci ha portato addirittura adesso ad avere uno sportello attivo all'interno proprio dell'unità di oncologia in cui il paziente può entrare, colloquiare con dei volontari e avere anche delle ulteriori vantaggi. Per esempio abbiamo del personale specializzato anche per quanto riguarda i diritti del malato, il servizio trucco parrucco, il servizio di psicologia. E la comunicazione è fondamentale, però l'oncologo medico, il medico spesso non ha del tempo. Il paziente arriva in oncologia da noi e si sente a casa, si sente in famiglia, può parlare.